Professor Burioni, io la ridisturbo perché è il momento in cui ci confrontiamo col pubblico e abbiamo anche una sorpresa, un ospite che si aggiunge. Allora, molte domande, molte sono su queste mascherine. Diciamo che le mascherine, tra l'altro, prima di questa emergenza costavano 20 centesimi, 30 centesimi. Adesso, se si è molto fortunati, le si trova fra i 2,50 euro e i 3, ma molto fortunati. Quindi, insomma, è complicato. È importante, ecco, lo Stato serve proprio per evitare questo. Le mascherine chirurgiche, quelle che dovremo portare tutti, devono essere disponibili. Diciamo, per l'ultima volta, questa è una mascherina chirurgica? Quella è la mascherina chirurgica. Questa qua. Sì, quella mascherina chirurgica. Che il chirurgo porta per non infettare. E che dovremo portare a lungo? Secondo me dovremo portare tutti quanti, è un piccolo sacrificio che dovremo fare. Sai che una domanda frequente è, ma se io lavo bene i guanti col sapone e le mascherine, la posso riutilizzare? Le mascherine sono monouso, e per quanto riguarda i guanti è meglio, lavare le mani però. No, perché? Ma dice, se io ho messo i guanti per andare a fare la spesa, quando torno li posso lavare e riutilizzare? Io sono piuttosto perplesso sull'uso dei guanti, perché i guanti, se uno non li sa mettere, non li sa togliere, si può contaminare, invece le mani si lavano. Per cui è meglio usare le mani e poi lavarle molto spesso. Molti chiedono se in autunno questo virus tornerà. Allora, nessuno è in grado di fare previsioni, perché chiaramente è qualcosa che è apparso sulla faccia della Terra qualche settimana fa e non lo sappiamo quello che farà. Quello che possiamo dire è che però la grandissima parte dei virus respiratori hanno una diffusione molto più intensa nei mesi invernali rispetto ai mesi estivi. Quindi potrebbe accadere che questo virus si trasmetta molto meno con l'arrivo del caldo. Però ricordiamoci che se questo dovesse avvenire in mancanza di altri elementi, e poi vorrà dire che in autunno si ripresenterà. Quindi quando ricominceranno le scuole dovremo essere pronti alla possibilità che questo virus, se non è successo qualcosa in grado di controllarlo, possa ripresentarsi. Chi già si cura con antivirali e retrovirali, per esempio pazienti anche appunto HIV per esempio eccetera, è già protetto in qualche modo dal virus? C'è questa teoria per la quale i pazienti di HIV non apprenderebbero il coronavirus. No, non è vero, non ci sono persone che non prendono il coronavirus. Ci sono persone che contraggono il coronavirus, come per esempio i bambini, ma all'infezione segue una malattia molto lieve. E per qualche motivo la malattia grave è molto più frequente negli uomini che nelle donne. Non si è capito perché? No, non si è ancora capito perché. Senta, io vorrei con lei andare a salutare un suo collega che vive e lavora ad Atlanta, l'ora adesso consente un collegamento con lui. Ci introduce lei, il professor Guido Silvestri? Guido Silvestri è un caro amico che è nato a pochi chilometri e a pochi giorni di distanza da me, siamo entrambi marchigiani, ed è uno dei più grandi studiosi nel mondo sui vaccini, e quindi è un virologo bravissimo, dirige il centro di virologia di una delle più importanti scuole di medicina degli Stati Uniti, la Emory University, è la migliore persona alla quale chiedere se ci sono novità. Ecco, e allora chiediamolo al professor Guido Silvestri, capo dipartimento di patologia e medicina del laboratorio di Emory University di Atlanta. Buonasera professor Silvestri e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a voi. Eccolo Ciao qua. Ciao Guido. Professore. Ciao Roberto. Allora, lei in questi giorni si sta distinguendo, diciamo, per un approccio molto ottimistico, mi passi il termine, nei confronti della lotta al coronavirus. Dico bene, se sì, da che cosa è determinato questo suo ottimismo? Io sono un ottimista in generale, però in questo caso particolare sono ottimista perché siamo nel 2020, non siamo nel 1918, ai tempi della Spagnola, non siamo ai tempi della morte nera nel 1348. Abbiamo un armamentario di risorse scientifiche e tecnologiche impressionante e lo stiamo veramente scatenando contro questo virus in un modo che non è mai stato fatto, con tanta sinergia, con tanta coordinazione in tutto il mondo, e questo mi fa sperare estremamente bene. Dal punto di vista della conoscenza della malattia, la conoscenza del virus, dal punto di vista della terapia, degli antivirali, dal punto di vista dei vaccini e via discorrendo. Il laboratorio che lei dirige si occupa di ricerca sull'HIV, no? Di vaccini e terapie. Ecco, lei
crede alla possibilità di un vaccino per il coronavirus o è più probabile invece che arrivi prima un farmaco, insomma, per curarlo e contenerlo? Ma dal punto di vista del tempo probabilmente arriveranno dei farmaci prima dei vaccini. Noi abbiamo degli antivirali che sono in corso di sperimentazione, sono diretti specificamente contro la proteina chiave del coronavirus, che è una RNA polimerasi RNA dipendente. Questi farmaci sono in corso di sperimentazione, uno l'abbiamo fatto proprio noi qui alla Emory, e secondo me sono abbastanza promettenti e quindi potrebbero veramente cambiare la prognosi di questi pazienti. In più abbiamo farmaci che combattono l'infiammazione aberrante che è associata ai casi più gravi di Covid-19, e tra questi c'è per esempio il baricitinib, che è sperimentato sia qui negli Stati Uniti che in Italia e che sta dando dei risultati interessanti. Poi abbiamo per esempio gli anticorpi neutralizzanti, e questa è una cosa che di cui Roberto è molto più esperto di me, però gli anticorpi neutralizzanti contro il coronavirus che diversi gruppi hanno clonato e ne sono 15 addirittura in fase di studio preclinico, verranno iniziati dal punto di vista clinico nelle prossime settimane, e anche questi sono molto promettenti. Ecco, il vaccino ci vorrà più tempo, ma penso che si arriverà anche a quello. Io, professori, faccio una domanda di quelle che non si devono fare, no? Nel senso che è evidente che il tempo non è perché uno va a dormire, va a casa presto, il tempo serve per verificare gli effetti della sperimentazione, del lavoro che si sta svolgendo, ma il tempo è una componente molto complicata in questa situazione da conciliare con i numeri che arrivano giorno per giorno di decessi e di malati. Allora, c'è un tempo ragionevole da una parte a cui voi pensate e, in secondo poi, è immaginabile in questa situazione di emergenza che le procedure consuete vengano in qualche modo superate dalla comunità scientifica o anche qui le regole, non soltanto la burocrazia, ma proprio le regole di prudenza non consentiranno di velocizzare gli iter di ricerca? Io non so cosa pensa Guido, ma in una situazione come questa chiaramente si può andare più velocemente. Faccio un esempio concreto. Un vaccino solitamente viene sperimentato prima di tutto in un gruppo di persone sane per vedere se è sicuro. Poi si vede se è in grado di proteggere. Ecco, in una situazione come questa noi potremmo scegliere tra le persone sane i sanitari di un ospedale. E quindi vedere sia se il vaccino è sicuro sia se è in grado di proteggere dall'infezione. Questo in generale non si può fare, però in questo caso potrebbe essere una scorciatoia che non compromette le osservazioni e la sicurezza, ma che ci fa guadagnare qualche mese, che potrebbe essere importante. Professore, lei è d'accordo? Sì, io credo che ha detto bene Roberto, dobbiamo andare il più veloce possibile, quindi sicuramente dobbiamo eliminare ogni lungaggine burocratica o lungaggine legata a fattori non scientifici. D'altro canto, ecco, non possiamo tagliare troppi angoli perché, per esempio, ci sono dati nei vaccini contro vaccini che sono stati sperimentati nel modello animale contro la SARS, che in alcuni casi si possono verificare delle risposte che noi tecnicamente chiamiamo TH2, che sono delle risposte che possono essere dannose. Quindi, ecco, dobbiamo assicurarci che diamo un vaccino che effettivamente protegge, non un vaccino che magari ha degli effetti collaterali. Quindi purtroppo non si può tagliare gli angoli più di un tanto. Quello che si può fare, come diceva Roberto, è fare esperimenti mirati che ci consentono di andare il più veloce possibile. Faccio a entrambi una domanda pratica, poi ne facciamo un'altra invece più diciamo al professor Silvestri sulla situazione negli Stati Uniti. Questa cosa che col caldo si dovrebbe attenuare, diciamo, è una diceria, è una credenza popolare o invece è basata su una evidenza, cioè sul comportamento dei virus? No, è basato concretamente sul fatto che tutti i virus respiratori, tutti, quelli che conosciamo, si trasmettono molto meno intensamente durante l'estate. Come l'influenza del resto. L'influenza addirittura è proprio l'estremo, perché l'influenza arriva tipicamente a metà gennaio e sparisce più o meno a metà marzo. Però tutti i raffreddori, chiamiamoli così, anche quelli causati da altri coronavirus, si attenuano durante l'estate. Ora noi non sappiamo se questo lo farà, però penso che anche Guido sia d'accordo che nessuno di noi due sarebbe stupito se lo facesse. Lei cosa si aspetta, professore?
Sono d'accordo, assolutamente d'accordo con Roberto. Io credo che ci sono dei dati in questo momento, se si guarda come sta andando la pandemia nel mondo, che sono difficili da spiegare se non si invoca un fattore climatico. Perché in Italia, per esempio, c'è il gradiente nord-sud che è molto, ovviamente, è molto forte. Uno potrebbe dire, ma quella è una conseguenza, no, di Milano, i contatti con la Cina, eccetera. Però lo stesso gradiente è presente in Spagna. In Spagna l'80% delle infezioni sono sopra Madrid. Qui da noi negli Stati Uniti il 40% della popolazione che vive più a nord ha l'80% dei morti. Quindi molte cose fanno pensare, per non parlare poi del fatto appunto che il sud-est asiatico sembra relativamente protetto, il Nord Africa, la stessa India. Quindi ecco, ci sono una serie di considerazioni che sono difficili di situazioni, ecco, che sono difficili da spiegare se non invocando un fattore climatico. Professor Silvestri, voglio dire, gli Stati Uniti sono un paese per antonomasia pragmatico. Abbiamo l'impressione che dalle notizie che ci arrivano ci sia molta fretta. Abbiamo già trovato un vaccino che funziona, c'è già un farmaco che funziona, arriva autorevolmente la presidente Trump molte volte, una voce di questo tipo. Diciamo, ci sono cose che noi non sappiamo, nel senso che la comunità internazionale scientifica non conosce di quello che accade negli Stati Uniti, o diciamo c'è invece una collaborazione assoluta? No, quello che accade negli Stati Uniti non ci sono segreti. Quello che sta accadendo è che c'è, almeno nella mia esperienza di immunologo, di virologo, uno sforzo che non ho mai visto prima in vita mia, veramente di scatenare tutto il potere di fuoco della scienza nei confronti di questo virus. Tra l'altro sto vedendo in queste ultime settimane un effetto bipartisan, vedo che i politici dei due partiti principali stanno finalmente guardando, come dice lei, pragmaticamente la situazione, hanno smesso di fare le solite polemiche stucchevoli, la colpa di questo, di quest'altro, e quindi credo che in questo senso ci siano molti motivi per essere ottimisti sulla direzione che sta prendendo l'infezione. Io credo che una cosa fondamentale sarà gestire, e io spero che l'Italia si presenti preparata in questo, la transizione a cui alludeva Roberto prima, tra la pandemia e l'endemia. Questo virus è molto difficile pensare che andrà via completamente. Probabilmente questo virus si prenderà una vacanza d'estate, i casi diventeranno quasi assenti, probabilmente rimarrà nell'emisfero meridionale dove c'è l'inverno nell'estate nostra, e poi probabilmente tornerà, e noi dovremmo essere in grado a quel punto di gestire il suo ritorno con i test sierologici, test virologici, eccetera. Ecco, quella transizione sarà molto importante gestirla bene. Senta, le dico una cosa che può sembrare anche, diciamo, vagamente divertente, ma insomma non lo è, nel senso, diciamo, curiosa, ecco, che non la deve mettere in ansia perché lei è ad Atlanta, ma un'agenzia di N. Cronos dice che nello zoo di New York è stata trovata una tigre positiva, quindi un felino, però una tigre positiva. Quindi è curiosa questa cosa, però è una notizia che ha a che fare in qualche modo col gatto di cui parlavamo prima, no? Se il virus viene dagli animali può anche tornare. No, però mentre con un gatto, mi scusi la franchezza, uno può pensare che sia un uomo, un essere umano che glielo ha trasmesso. In questo caso qualcuno che tiene in braccio una tigre e la carezza è più complicato da pensare. Però penso che ci sia qualcuno che si prende cura di questa tigre, che è un uomo e può benissimo averla contagiata. Secondo me è l'uomo che l'ha trasmessa alla tigre. Anche va bene. Allora, professor Silvestri, grazie tantissime. Vedo dietro il suo cigno fermacarte una grande bandiera italiana, che ci fa piacere vedere dietro di lei. Grazie e buon lavoro a lei e a tutti i suoi colleghi. Grazie, professore. Ciao, Guido. Grazie. Allora. Ciao. Professor Burioni, andiamo avanti qualche minuto, proprio qualche minuto, con qualche altra domanda. Allora, la carica virale quanto influisce sulla gravità dei sintomi? Non lo sappiamo. In alcune infezioni virali è importante. Per esempio la varicella, quando la prende un fratellino dal primo che l'ha portata in casa, è tipicamente più grave. In questo caso non lo sappiamo se una carica virale maggiore corrisponde a una malattia. Le onde 5G dei telefonini contribuiscono a diffondere il virus? No, no. Assolutamente no. Sai, una delle tante che... No, proprio no. Diffondono la voce. Pur essendo clinicamente guarita, ci scrive Alessandra,
sono sintomi spariti da 20 giorni, i tamponi sono ancora positivi. Succede, e questo è il motivo per cui è così importante controllare le persone guarite. Una caratteristica di questo virus è di poter rimanere presente nel paziente anche molte settimane dopo la guarigione. E il paziente in questi casi è contagioso. Per questo è fondamentale che tutti quelli che sono guariti, anche senza una diagnosi di laboratorio di Covid-19, vengano poi controllati con due tamponi che devono essere entrambi negativi. Dunque, ancora una domanda sulla cucina, come l'altra volta. Vogliono sapere se i cuochi che cucinano per i takeaway a domicilio devono avere assolutamente mascherina mentre cucinano. Certo, è una procedura igienica che è sempre necessaria e che in questo momento è ancora più importante. Questa è la tigre dello zoo di New York, vede? L'agenzia di Anne Kronos. Se come detto più volte il virus è mutabile nel tempo, un unico vaccino risulterebbe inutile? Non lo sappiamo, perché i virus mutano tutti, ma non tutti riescono a ingannare il nostro sistema immune. Per esempio il virus del morbillo non ci riesce, il virus dell'influenza ci riesce un pochino, il virus dell'HIV ci riesce molto bene. Quello che farà questo virus non lo sappiamo, però secondo me non sembra essere particolarmente, diciamo, insidioso sotto questo punto di vista. Senta, prima di salutarla facciamo quindi il punto a oggi. Sono diminuiti i decessi? Sì. Sono diminuiti i ricoveri? Sono diminuiti i decessi, che sono il segno di infezioni avvenuti molti giorni fa. Sono diminuiti le ammissioni in terapia intensiva, che sono anche questo il segno di infezioni un pochino più recenti dei decessi, e sono diminuiti i ricoveri. Quindi quello che stiamo facendo sta funzionando, non molliamo proprio adesso perché siamo... Sì, anche se devo dire, quelle che sono aumentate invece sono le fotografie in giro per l'Italia di vie affollate. No, devo questo dire, non va bene. Devo dire che ho letto, insomma, ho visto dei mercati... No, è da incosciente. Il presidente della Regione Liguria, governatore Toti, ha detto non fate gli stupidi, state a casa, che mi sembra... Ecco, non va bene. Queste scene di questi giorni sono inammissibili, no, Genova, Napoli, insomma... È irresponsabilità, perché queste persone fanno male a se stesse e fanno male a tutti, e in particolare ai più deboli, che possono avere conseguenze più gravi dall'infezione. Speriamo intanto che le mascherine si trovino, anche lì la Liguria dice che ne regalerà in giro per almeno un paio a testa nei luoghi dove sarà possibile distribuirle. La Lombardia dice che le stanno per fare, le troveranno, abbiamo visto imprenditori che se le fabbricano, insomma speriamo che accada. C'è un'ultima domanda, professore: potrebbe dire a mia mamma di smettere di mettere la candeggina nel sapone? Forse a lei l'ascolta, dice Arianna. Diciamo a questa mamma che questo virus è molto contagioso, ma è un virus molto labile, molto delicato. Basta il sapone, bastano i comuni detergenti e questo se ne va. E basta anche la cottura, quindi i cibi cotti non sono assolutamente pericolosi. Io la ringrazio moltissimo, noi ci vediamo domenica prossima, anche se è Pasqua, noi saremo qui come giusto che sia, per rivolgerci alle persone che sono, come giusto che sia, a casa. Il virus non fa vacanze. E nemmeno noi. Grazie professor Burioni, grazie molte, grazie davvero.